Amiche ed amici, bentrovati, bentrovati, siamo in diretta. Domenica 8 maggio, sono le 9 e 18 minuti in questo momento. Io vi sto parlando dalla regia di Santi Pietro e Paolo, della Tenda TV. Siamo in attesa di collegarci con il Parco San Giuliano di Mestre. Stiamo attendendo le immagini dei nostri inviati che appunto sono in piedi dall'alba, possiamo dire, e sono giunti qualche ora fa, ormai un'ora fa all'incirca, a Parco San Giuliano a Mestre. Si stanno posizionando in questo momento nel centro stampa, appunto, di Parco San Giuliano per poter seguire appunto da vicino quella che è il momento cardine, diciamo, della visita del Santo Padre Benedetto XVI nel nord-est. Sto parlando della Santa Messa. Santa Messa, presieduta appunto dal Santo Padre, che vedrà la partecipazione, si stimano 150 o 200 mila fedeli, a seconda, insomma, dei dati di cui siamo in possesso. Come ieri, naturalmente avremo la possibilità di collegarci sia appunto in diretta via satellite da Mestre, sia anche di appunto collegarci, e per questo ringraziamo Telechiara, di collegarci con Telechiara, che ci darà la possibilità di avere anche ulteriori commenti e collegamenti a riguardo. Vedo che Telechiara ha già iniziato il collegamento e sta un po' facendo una panoramica su quella che è stata la giornata di ieri. In questo momento stiamo per avere in collegamento Alessio De Nardi, che è già in postazione. Voi non lo vedete ancora, ma io lo vedo nel monitor di servizio. Dopodiché sappiamo anche che in molti dalla nostra diocesi sono appunto andati fino a Venezia per seguire questa importante celebrazione per il Nord-Est, celebrazione appunto da Parco San Giuliano. Chiedo scusa, appunto, sto cercando di approntare il collegamento. Vedo già nel monitor il nostro Alessio De Nardi. Dopodiché abbiamo anche una nutrita rassegna stampa. Abbiamo i giornali appunto del Nord-Est. Penso che Alessio De Nardi possa già sentirci. Fammi un cenno, vediamo se sì. Allora, noi non ti sentiamo ancora, però adesso tra qualche istante riusciremo anche a sentirti. Nel frattempo io andrei per un istante solo su Telechiara. Sentiamo cosa ha da dirci Elena Mattiuzzo di Telechiara. Nel frattempo noi instauriamo il collegamento con i nostri inviati da Parco San Giuliano. Colloquio è impressionante, in corso ci sono delle preghiere e dei canti di preparazione. Il monitore, che insomma è anche un volto noto, è Mirko, è il nostro Mirko Ma Cavallino, infatti lo ricordiamo. volevo parlarne proprio con te, Elena, magari ne parliamo Esatto. tra pochissimo, dopo la pubblicità, così abbiamo un Certo, po' più di siamo tempo sempre qua. anche per capire Abbiamo come anche altri Telechiara e Blu Radio contributi, li Veneto aspettiamo. saranno coinvolte, diciamo, anche nel cerimoniale di questa grande messa. Tra pochissimo ti chiedo di attendere anche tu i nostri telespettatori, anche i nostri radioascoltatori. Una brevissima pausa, poi ritorniamo qui da studio e dal Parco San Giuliano. Ecco quindi abbiamo Telechiara che va in pubblicità naturalmente in questo momento. Non abbiamo ancora il collegamento, o meglio, ce l'avevamo, ma l'abbiamo già perso il collegamento con Alessio De Nardi. Nel frattempo, appunto, io inizierei a proporvi magari qualche prima pagina dei giornali. Sempre nell'attesa, appunto, a secondi dovremmo avere il collegamento non solo con Alessio De Nardi. Io vedevo Alessio appunto in video, ma abbiamo anche Francesca Astori e abbiamo soprattutto Don Alberto Dalla Corte, che ci aiuterà anche a seguire le varie fasi della liturgia presieduta dal Santo Padre, che ricordiamo anche a mezzogiorno farà il consueto messaggio della domenica, che dopo la Pasqua si chiama Regina Cieli. Appunto lo farà da Parco San Giuliano a Mestre. Io sto sempre tentando di collegarmi con Alessio De Nardi, ma ancora non lo vedo in linea. Naturalmente i collegamenti, almeno all'inizio, saranno un po' difficoltosi, ma poi contiamo. Ecco qui, io adesso vedo Alessio De Nardi, quindi ecco, vediamo Alessio che sta tentando di collegarsi, altrimenti riprendiamo il discorso appunto che stavo facendo poc'anzi con
con i giornali. Naturalmente mi vedete guardare sempre in alto perché io ho i monitor che mi permettono appunto di capire se il collegamento con Alessio De Nardi e con Parco San Giuliano è possibile. Ancora qualche istante perché probabilmente la linea con Parco San Giuliano non è molto stabile. Allora nel frattempo io andrei con la prima pagina intanto del Gazzettino. Come potete vedere c'è questa grande foto di Papa Benedetto XVI con il titolo "Il Nord-Est abbraccia il Papa". La foto fa riferimento alla visita di ieri a Venezia. Una folla entusiasta accoglie Benedetto XVI, dice il Gazzettino, che saluta Venezia, crocevia di persone, culture, fedi e lingue. Diversi, ricordiamo, sono stati i momenti che hanno caratterizzato la giornata di ieri. C'è stato prima l'atterraggio a Ronchi dei Legionari, dopodiché uno spostamento di ben 18 km sulla Papamobile che ha portato il Papa dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari fino a naturalmente Aquileia, dove c'è stato il primo momento, il primo incontro anche con i fedeli e il primo discorso. C'è stata l'apertura dell'assemblea di Aquileia e poi abbiamo avuto un secondo momento. Il Papa in elicottero si è recato da Aquileia a Mestre. C'è stata poi questa immagine suggestiva del Papa in motoscafo che dall'eliporto di Mestre ha raggiunto naturalmente Piazza San Marco. Qui un nuovo discorso, un nuovo incontro con i fedeli che appunto si sono assiepati in Piazza San Marco a Venezia. Sto cercando di capire se abbiamo o non abbiamo Alessio, che sta cercando di collegarsi con noi. Nel frattempo torniamo da Elena Mattiuzzo di Telechiara, vediamo cosa da dirci. Al palco ci sono i primi due settori, quelli più vicini appunto al palco e di conseguenza anche al Santo Padre, che sono dedicati ai disabili sulla destra del palco e invece alle autorità che stanno già arrivando, in gran parte sono arrivate appunto sulla sinistra del palco. E poi dietro comincia questa marea di fedeli e dei pellegrini che ormai sono quasi tutti arrivati. Il colpo d'occhio, lo ripeto, è davvero impressionante. Pensiamo che anche le immagini dopo, durante la celebrazione, potranno... Siamo verso i 200.000, mi dicono dall'ufficio stampa del Patriarcato, verso i 200.000, quindi insomma i numeri previsti si sono praticamente confermati. Elena, scusami, sì. già che stai dando qualche numero, sì. Diamo qualche numero anche qui dalla sala stampa. Certo, buongiorno dalla sala stampa, secondo di Marco San Giuliano. Sì. Esattamente. Un po' imprevisto come ingresso, comunque saluto naturalmente i telespettatori, i radioascoltatori di Blu Radio Veneto e diamo anche qualche numero sulla presenza di giornalisti. Qua c'è qualche decina di giornalisti accreditati, ci sono tutte le principali testate e l'attenzione nei confronti di questa visita di Benedetto XVI è naturalmente molto alta anche per la suggestione. Il colpo d'occhio sul Parco San Giuliano l'abbiamo già visto. Il colpo d'occhio su Venezia l'abbiamo visto anche ieri. Qui con me è ritornata Cristiana Caricato di Mosaico, di TV 2000, che ringrazio per essere ancora una volta qui con noi. Ecco, l'abbiamo avuta ospite aspettando Benedetto XVI ad Aquileia. E volevo chiederti, Cristiana, così una tua impressione, intanto il colpo d'occhio che hai visto questa mattina, così su questo parco colorato. Sì, devo dire che è un'immagine a cui noi siamo abituati, quelle delle folle intorno al successore di Pietro. È confermato quindi l'amore per questo pontefice, a solo una settimana di distanza da un altro bagno di folla in Piazza San Pietro per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Senza dubbio si attendeva questa risposta dal Veneto, ma da tutto il Triveneto, nonostante le polemiche della vigilia. Sappiamo che questo è un mese difficile per i parroci e per le comunità ecclesiali, sappiamo che ci sono tantissime celebrazioni, matrimoni,
ogni comunione, però mi sembra che la risposta di questa mattina spazi via ogni polemica. È evidente che prima di tutto c'è il correre di un popolo intorno al successore di Pietro, c'è l'affetto per questo pontefice che in questi anni ha saputo farsi amare, apprezzare con discrezione, con umiltà, con sensibilità straordinaria, e credo anche che ci sia una certa affinità, un'affinità potremmo dire di sensibilità, di emozioni tra il popolo del Triveneto e questo pontefice che arriva dalla Baviera, quindi non è poi così lontano potremmo dire da queste terre. Ecco, oggi sentiremo che cosa dirà Benedetto XVI durante l'omelia e poi durante tutta la serie di altri interventi che sono previsti nella Basilica di San Marco e poi l'altro molto atteso anche alla Madonna della Salute. Ieri ci sono state le prime parole pronunciate nel Triveneto da Benedetto XVI ad Aquileia. Che cosa ti ha colpito dei due discorsi ecco, che ha pronunciato da Aquileia a Benedetto XVI? Mi sembra che sicuramente i discorsi di Aquileia siano stati i discorsi della giornata, della prima giornata di pellegrinaggio di Benedetto XVI nel Nord-Est. Mi ha colpito moltissimo la profonda conoscenza che il Papa ha di questa zona, è stato ben informato, conosce benissimo la situazione, sa qual è la difficoltà che il popolo del Nord-Est con le comunità ecclesiali devono affrontare, e mi sembra che abbia colpito nel segno quando ha chiesto un ritorno alle proprie radici, alla propria storia, alla propria identità. Questo è senza dubbio forse il contributo più interessante, più importante che viene da questi discorsi, oltre naturalmente anche a questo appello alla fierezza, questa delicata fierezza che delicata fierezza, torna sempre molto il Ratzinger che conosciamo, questo misto di umiltà e di appartenenza cristiana totale, assoluta. Quindi direi che questo mi ha molto colpito, perché credo sia in qualche modo riuscito a scuotere le corde del cuore dei veneti e diciamo dei friulani, insomma di tutte le regioni coinvolte in questa visita, perché si vede che conosce la sensibilità di questo popolo, e credo che il messaggio sia stato recepito. Si era chiesto più volte di essere confermati nella fede, il Papa in fondo ieri non ha fatto altro che fare questo in un luogo altamente simbolico come Aquileia, la Chiesa Madre, il Patriarcato che è all'origine di tutto il cristianesimo di questa zona, ma anche delle regioni geografiche vicine, dall'Austria alla Croazia alla Slovenia. Quindi credo che il Papa sia veramente riuscito a cogliere nel segno quelle che erano le attese, le domande di questo popolo, che vive naturalmente tutte le difficoltà, tutte le crisi che interessano l'Europa, in particolare l'Europa occidentale. Adesso dovremo come queste parole saranno concretizzate e saranno riportate nella quotidianità. Certo, grazie allora Cristiana Caricato anche di questo passaggio. Ecco, quindi prendiamo la linea dagli studi dell'Atena TV di Vittorio Veneto. Naturalmente siamo in attesa di seguire la Santa Messa in diretta da Parco San Giuliano a Mestre. Allora, ho appena parlato con i nostri inviati a Mestre, mi dicono che c'è un problema di linea proprio nel centro stampa di Parco San Giuliano, per cui è difficile il collegamento video con noi, almeno in questo primo momento. Stanno cercando appunto di ripristinare il collegamento, noi siamo in attesa. Vi abbiamo proposto poco fa le immagini in diretta di Telechiara, abbiamo sentito anche il direttore di Telechiara Alberto Feltrin. Noi siamo in attesa anche delle immagini del satellite, che dovrebbero iniziare tra un quarto d'ora circa e poi che ci permetteranno di seguire la Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI. Io, in attesa di collegarmi telefonicamente, devo avere già il collegamento telefonico attivo con i nostri inviati, che naturalmente cercheremo di ovviare a questo problema tecnico collegandoci telefonicamente. Volevo mostrarvi un'altra prima pagina, è quella del Corriere del Veneto, il Papa, la missione del nuovo Nord-Est. Appunto, anche qui una foto che ritrae Papa Benedetto XVI
in Piazza San Marco a Venezia durante quel giro con la Papa Mobile elettrica, la Papa Mobile speciale. In merito a questo c'è anche un aneddoto che appunto viene riportato anche sui giornali quest'oggi. Il segretario appunto di Papa Benedetto, Padre Georg, pare abbia chiesto all'autista, insomma, di questa Papa Mobile elettrica speciale se quel tipo di autovettura, chiamiamola così, era l'autovettura che veniva usata così sempre, diciamo, a Venezia. Insomma, questa è una nota di colore anche per quello che riguarda questa visita, come altre ce ne sono state, altre ve ne racconteremo. Appunto, genti venete, oneste e laboriose, questo uno dei passi significativi del discorso di Papa Benedetto, che ha pronunciato ieri sera in ritardo, dobbiamo dire, sulla tabella di marcia di quasi un'ora, quindi ormai al tramonto in Piazza San Marco. E Papa Benedetto che ha anche lanciato a Venezia un ponte di dialogo tra fedi e culture, così come viene riportato nel Corriere del Veneto. Io proverei ad approntare un primo collegamento audio con, non so se ho Alessio De Nardi o qualcun altro. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Ciao Alessio, allora so che ti trovi lì a Parco San Giuliano, come stanno andando le questioni di linea video? C'è qualche problemino con la linea internet, siamo in sala stampa, attualmente qui ci sono una ventina, una trentina di giornalisti, tutti connessi a internet e quindi anche loro hanno avuto dei problemi con la linea, quindi stanno cercando di sistemarla e poi cerchiamo di connetterci. Anche se io in questo momento sto vedendo Don Alberto dalla Court collegato con noi, ecco, forse... Sì, però, ecco, il collegamento... Ecco, il collegamento non è stabile, ecco, quindi vediamo che va e viene. Comunque questo a testimonianza anche del fatto che siete realmente nel centro stampa di Parco San Giuliano. Lì con te c'è anche Francesca Stori, giusto? Francesca Stori sì, adesso è fuori a filmare, il Papa dovrebbe arrivare a minuti in elicottero. Quindi dicono che l'elicottero sta per arrivare, quindi non abbiamo adesso noi le immagini in diretta, comunque dovrebbe arrivare a momenti. Ok, ma quindi anche voi state attendendo le immagini del satellite, immagino, no? Sì, noi qui abbiamo due schermi e stiamo guardando anche noi le immagini. Ok, quindi potremo commentare le stesse immagini, solo che voi potrete avere a disposizione delle... come dire, delle notizie più fresche, naturalmente, essendo lì in loco a Mestre. Vuoi passarmi telefonicamente intanto Don Alberto dalla Court? Sì. Ok, grazie. Mentre appunto vedo che anche Telechiara sta mandando in onda dei servizi che vanno un po' a riassumere la giornata di ieri. Naturalmente questi sono minuti di attesa, in attesa di vedere il Santo Padre. Anzi, io andrei un secondo su Telechiara, Don Alberto, abbi pazienza. Qui al Parco San Giuliano, dicevamo, non solo le 15 chiese del nord-est ma anche le chiese d'Europa appartenenti naturalmente alla radice della fede cristiana che ha origini proprio ad Aquileia, come ieri è stato abbondantemente ricordato, e lo scopriremo e lo vedremo anche durante la celebrazione. Appunto i lettori e le persone che porteranno i doni all'offertorio provengono veramente un po' da tutto il nord-est, proprio per ricordare questo mosaico. Ci piace, insomma, ripetere questa parola. Intanto qui stiamo aspettando perché mancano davvero pochissimi minuti, speriamo che il protocollo sia rispettato quest'oggi. Nel frattempo, Elena, abbiamo visto mentre eravamo in pubblicità, quindi all'incirca 10 minuti fa, l'arrivo del presidente del Veneto Luca Zaia assieme a sua moglie, se non sbaglio, quindi ci sarà il presidente ad accoglierlo qui al Parco San Giuliano. E voi avete, per caso, dalla tua postazione, sei riuscita a vedere qualche altro arrivo eccellente, chiamiamolo così? Sì Giulia, io purtroppo non posso accontentarti, nel senso che so che sono arrivate appunto le autorità, perché i tech d'agenzia piuttosto che i colleghi lo dicono, però dalla nostra postazione in realtà siamo un po' distanti dal vedere i volti, quindi ricordo solo che alle mie spalle il settore di sinistra è quello proprio dedicato alle autorità, che ci sarà sicuramente il presidente della provincia Cariotto, il prefetto Lamorgese e quindi le autorità cittadine di Venezia, che non mancheranno naturalmente, certo, un po' come certo. È stato già ieri pomeriggio. Ritorno solo un momento in studio, Elena, per ricordare che continuano ad arrivare incessanti.
Torniamo anche noi in studio. Dicevo prima, abbiamo sentito Elena Mattiuzzo di Telechiara, appunto collegata appunto da Parco San Giuliano. A Parco San Giuliano c'è anche Don Alberto Dalla Cort, collegato telefonicamente con noi in questo momento, perché appunto siamo in attesa che a Parco San Giuliano, per problemi che non dipendono da noi, ripristino la linea, anzi stanno continuando appunto a fare le prove di linea. Noi dovremmo avere comunque in via telefonica Don Alberto Dalla Cort. Pronto? Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori della Tenda TV. Eccoci come qui. Come detto, siamo proprio nel centro stampa, allestito al Parco San Giuliano, a pochi passi dal palco dove il Santo Padre tra una ventina di minuti inizierà la celebrazione della Santa Messa. Ecco, quindi intanto ti chiedo così un po', adesso forse ti vediamo anche. Forse ci vediamo. Cerchiamo di cogliere al volo questo momento. Ecco, questo scorcio. Ecco, bene. Allora, stavo dicendo, poi magari proveremo anche a vedere se abbiamo anche il collegamento audio, ma intanto rimani in collegamento telefonico che siamo più sicuri. Andiamo avanti così intanto. Sì. Allora, no, volevo dirti, tu sei arrivato già ormai un paio d'ore fa all'incirca a San Giuliano. Sì, sono partito questa mattina alle 6.40 con la Corriera dei Pellegrini della Diocesi, dalla Piazza della Cattedrale. Sì. Ci sono diverse pullman che sono partiti da varie località della Diocesi, sono convenuti appunto qui a Mestre, al Parco San Giuliano. Sì. Siamo arrivati verso le 8 e dopo ci siamo trasferiti, appunto abbiamo fatto le operazioni di accreditamento, siamo entrati, adesso siamo qua appunto in attesa e anche cerchiamo di risolvere alcuni problemi tecnici, come hai detto. Beh, ma già almeno per il momento riusciamo a vederti. So che appunto lì attorno hai Alessio De Nardi che ha curato anche la parte tecnica in questo momento, cercando di risolvere i problemi. E esattamente, Francesca è invece uscita, è andata a riprendere alcune immagini della folla di pellegrini, di fedeli che sono già tutti qua pronti, che attendono l'arrivo del Santo Padre. Dare numeri è abbastanza difficile, forse tu hai già fatto un po' di rassegna stampa, ecco, i giornali parlano di 150.000 persone. Sì, no, anzi, qualche istante fa, mentre nel frattempo stiamo un po' rimbalzando anche con i segnali di Telechiara, qualche istante fa, sempre l'inviata di Telechiara ci ha detto che abbiamo già superato le 200.000 persone. Intanto io vedo nel nostro monitor di Telechiara l'arrivo della Papa Mobile. Tra qualche istante, se non sbaglio, dovremmo avere anche il collegamento via satellite. Intanto abbiamo l'ausilio appunto delle immagini di Telechiara e abbiamo proprio il Papa che sta, io non so, naturalmente tu immagino non potrai vederlo. Io perché non lo posso vedere. Ecco, perché non hai le immagini che abbiamo noi in questo momento, però appunto c'è la Papa Mobile che, presa molto molto lontano, come possiamo vedere tra qualche impalcatura, appunto sta percorrendo una via adiacente a Parco San Giuliano. Quindi dovrebbe essere una questione proprio di minuti ormai l'arrivo appunto lì in Parco San Giuliano. Come secondo te i fedeli stanno accogliendo il Papa? Dunque, devo dirti che qua già da 40 minuti, circa dalle 9, è cominciato un momento appunto di preparazione alla Santa Messa, voluto espressamente dal Santo Padre, così è scritto sui documenti che ci sono stati dati. Una preghiera di preparazione, fatta di preghiere, di canti, c'è il coro appunto che prova i canti e intanto appunto coinvolge i fedeli che sono qua. Posso darti già questo dato, che il coro che anima la celebrazione è costituito da oltre 1.000 coristi, fanno parte di vari cori delle diocesi del Triveneto. Sì. E 500 compongono il coro polifonico. Sì. E il resto, quindi 500-600 persone, fanno la parte dell'assemblea, quindi le risposte. Ecco, è uno spettacolo veramente imponente. Ecco, se lo vedrete anche voi tra un po', si trova guardando il palco sulla sinistra. Noi in questo momento iniziamo a vedere anche la distesa, perché appunto Telechiara sta iniziando a proporci le immagini personalizzate appunto di Telechiara. Stiamo vedendo la distesa di fedeli che stanno accogliendo la Papa Mobile appunto del Papa, e veramente in questo caso vediamo anche
le famose bandierine bianche e gialle del Vaticano che stanno sventolando appunto a festa, cosa che invece abbiamo visto in maniera minore nella giornata di ieri, soprattutto nell'incontro di Aquileia, perché appunto la diocesi appunto di Aquileia ha fatto una scelta, insomma, e quindi non avere le bandiere. Naturalmente il diciamo il costo delle bandiere è stato impiegato invece per finalità sociali, giusto? Ecco, invece quelle bandiere ci sono anche numerosi striscioni che ho visto prima appunto passeggiando all'esterno. Sì. E c'è un'accoglienza calorosa appunto nei confronti del Papa. Tanta gente è accorsa qua, oltre anche le aspettative. C'era un po' di timore nei giorni scorsi per una risposta che sembrava inferiore alle aspettative. Un po' tiepida, giusto? Il popolo veneto ha risposto all'appello del Papa e dei vescovi del Triveneto che hanno invitato anche nelle ultime settimane insistentemente ad essere presenti qui. Sì, il tempo ci favorisce anche e probabilmente tanti anche hanno deciso nelle ultime ore di recarsi qui. Ho visto tanta gente arrivare in bicicletta, tantissima gente arrivare anche a piedi, probabilmente gli abitanti qui del circondario di Mestre, e naturalmente un lungo serpentone di corriere all'uscita dell'autostrada, negli autogrill dove anche noi abbiamo fatto tappa. Infatti volevo chiederti, cosa che chiederò poi anche ad Alessio De Nardi, che appunto so che Alessio De Nardi è giunto in treno, mentre tu invece appunto, come dicevamo prima, sei arrivato in corriera. Avete visto parecchio movimento, insomma, in occasione di questa visita? Sì, noi abbiamo fatto tappa all'autogrill quello immediatamente prima dell'uscita dell'autostrada in tangenziale, e era pieno di autobus. Quello era il punto in cui si riceveva il pass per l'autobus per poi accedere appunto alla zona del parco. Ho capito. Era un passaggio obbligato. Dopodiché appunto siamo entrati in Mestre e eravamo in una grande processione di autobus praticamente che confluiva verso la Porta Rossa, che è l'ingresso principale dei pellegrini. Comunque sentivo prima che non dovrebbero esserci state problematiche di sorta per quello. Noi che non abbiamo percepito nessuna intoppo organizzativo, anzi il tutto è filato molto molto liscio. Ecco, certo, un'organizzazione del genere è imponente, sicuramente qualche difficoltà, qualche fatica c'è, ma c'è anche la motivazione per superarla e per essere presenti, insomma, qui. Certo. Allora, ricordiamo per chi si fosse messo in visione all'ascolto in questo momento che io sono in diretta dagli studi della Tenda TV di Vittorio Veneto per seguire questo speciale appuntamento il Papa Nord-Est con la Santa Messa che sta per iniziare. Tra qualche istante dovremo avere, vedo nel monitor, anche le immagini della satellite, anzi, che stanno iniziando in questo momento. Penso che stiano iniziando anche per te, giusto? Vedo anch'io in questo momento sui nostri monitor all'interno della sala stampa il logo del Centro Televisivo Vaticano che sta per collegarsi. Nel frattempo Telechiara invece continua a mandare le proprie immagini del appunto dell'evento. Eccolo qui anche il Centro Televisivo Vaticano, quindi anche voi da casa avete la possibilità di vedere anche in maniera più estesa sul monitor la Papa Mobile che sta raggiungendo appunto il palco, o meglio l'altare che è stato attrezzato, insomma, per l'occasione. Anche qui poi avremo modo magari di parlare sia dell'imponenza dell'altare che tu hai visto appunto con i tuoi occhi, ma anche come dire, della stavo guardando le immagini, ma anche della del numero, diciamo, di vescovi e di sacerdoti che andranno a concelebrare insieme appunto a Papa Benedetto, no? Esattamente. Nel frattempo vediamo il Santo Padre nella Papa Mobile, è accompagnato dal Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, Presidente della Conferenza Episcopale Veneta, potremmo dire un po' la mente e il cuore dell'organizzazione di questa visita del Santo Padre in Veneto. E appunto lui ha avuto modo di collaborare anche con il Papa quando era a Roma, rettore della Università Lateranense, e quindi lo conosce da lunga data e probabilmente lui è l'animatore principale di questo evento. Tra l'altro lo abbiamo visto in tutte le immagini anche ieri pomeriggio sempre alla sua destra, e anche adesso è così e sarà così anche durante la celebrazione della messa. Tra l'altro, scusa, possiamo anche dire che diciamo questa visita è una visita parecchio importante per Papa Benedetto, perché vediamo un'immagine particolare, un bambino neonato è stato proprio passato
dalle mani del segretario del Papa, vediamo questa immagine bellissima. E questa passato benedetto. Immagine restituito ai suoi genitori. Immagine molto bella che diciamo va di pari passo con quella che invece c'è stata ieri sera, un istante prima dell'entrata di Papa Benedetto nella Basilica di San Marco a Venezia. Invece anche in questo caso c'è stato un fuori programma, Papa Benedetto si è avvicinato a un bambino che appunto era nei pressi dell'entrata della Basilica di San Marco, e anche lì il Papa ha voluto dare questo gesto d'affetto nei confronti di questo bambino che era venuto a salutarlo, e insomma appunto l'ha salutato amorevolmente e gli ha dato la sua benedizione. Diciamo che questo potrebbe essere una prima annotazione che facciamo come dato che emerge da questa visita pastorale: la grande umanità del Papa, che contrasta un po' con la figura un po' fredda e distaccata che spesso ci viene comunicata dai mezzi di comunicazione. Abbiamo visto e continuiamo a vedere anche adesso, l'abbiamo visto, un Papa molto umano, molto presente, che sa entrare a contatto con la gente in maniera così spontanea, naturale, ma molto vera. Ecco, questa è una cosa bella. Ci colpisce, lo sentiamo veramente vicino a noi. Certamente. Un'altra cosa appunto che io vorrei sottolineare, e stavo dicendo prima appunto di vedere le immagini, è che il Papa di rado, diciamo, fa delle visite parecchio lunghe, diciamo, o almeno dorme fuori la notte. Non so se puoi confermare, so che questa è una delle pochissime visite di quest'anno almeno in cui la visita è articolata su due giornate, quindi il Papa dorme non in Vaticano, sbaglio? Sì, le visite, i viaggi internazionali, ecco, chiaramente sono viaggi più prolungati, quelli in Italia sono più corti di regola, di una giornata soltanto o al massimo appunto di due giorni come è nel nostro caso. Ecco, è un po' un dono ulteriore che il Papa fa al Veneto, ecco, anche visitando due sedi, la sede di Aquileia, col valore storico che abbiamo ben sentito documentato soprattutto nella diretta di ieri, e quest'oggi appunto Venezia. Questa messa qui al Parco di San Giuliano. Venezia che vediamo in lontananza, noi in questo momento tra l'altro possiamo anche vederti, capiamo che il collegamento è parecchio instabile, comunque possiamo anche vederti, vediamo se per caso riusciamo ad avere anche l'audio direttamente dal tuo collegamento, in modo da non avere più... Proviamo l'audio. Sì, adesso... 1, 2, 3. Sì, ci siamo. Allora... Bene, allora posso spegnere il collegamento telefonico? Sì, con immagino che dovremmo ripristinarlo presto, però insomma intanto lo spegniamo. Ecco, appunto, forse l'abbiamo già perso. Ecco, che stanno sistemando il collegamento. No, ecco, allora... internet che è un po' ballerino qui. Ecco, infatti... Mi senti? Sì, ti sento maluccio, quindi immagino che dovremmo tra poco ripristinare il collegamento telefonico. Bene, allora chiudiamo un attimo il collegamento appunto con Don Alberto, perché vediamo che, anzi in questo momento lo vediamo Don Alberto, tu mi senti anche in cuffia? Sento bene. Allora, se parli sul... usa il microfono. Uso il microfono. Ecco, allora proviamo così, riproviamo, così. Ecco. Niente, il Centro Televisivo Vaticano continua a proporci l'immagine che vediamo appunto nel riquadro in basso, con questa immagine molto zoomata, possiamo dire, in termine tecnico, da Venezia, giusto? Immagino che anche tu abbia le stesse immagini. L'abbiamo... Io la stessa immagine della bellezza di Venezia, ecco, sì. Che dirà il Patriarca Scola... È un eco della bellezza di Cristo. Ecco, sì. Vediamo... ecco, è un luogo... No, niente, allora... Sì, unico al mondo, ecco. Io credo che potremo... tempo, credo che... Ascolta, Don Alberto, facciamo così. Rifacciamo anche il collegamento audio, così abbiamo il collegamento video di supporto, diciamo, però... Teniamo l'audio telefonico, altrimenti
è molto difficile. Come diceva anche Don Alberto, appunto, ci sono i tecnici che stanno cercando di ripristinare il collegamento. Nel frattempo, vediamo per la prima volta, devo dire, anche la maestosità di questo palco, o meglio dell'altare, appunto. Assomiglia a un palco dei concerti, Don Alberto, sbaglio? Assomiglia a un palco dei concerti, E in esattamente. questo momento Intanto abbiamo visto questo. anche, scusa, la distesa appunto di persone che è venuta a salutare da tutto il nord-est, dalle 15 diocesi del nord-est, è venuta a salutare Papa Benedetto. Luogo, il Parco di San Giuliano, è un luogo che abitualmente ospita non eventi di natura religiosa, ma piuttosto di natura civile, sociale, concerti, manifestazioni. Ecco, è il parco più grande di Europa. Si estende per circa 700 ettari qui alle porte di Mestre e si affaccia sulla laguna, quindi le immagini che abbiamo visto prima sono proprio le immagini sì, che si possono così intravedere anche da qua se ci si affaccia alla laguna. E vediamo, ecco, adesso dietro Adesso si tratterà. sfilati Sì, sarai, credo, il palco, ecco. Ecco, si tratterà di capire se le immagini che abbiamo noi. Mentre nel frattempo possiamo andare anche su Telechiara. Tu non hai le stesse immagini, perché probabilmente le immagini che ci arrivano dal satellite sono quelle dell'Eurovisione, immagino della Io ho il RAI. centro televisivo Vaticano come immagine che vedo, Sì, che sta anche. inquadrando proprio la zona del palco. Ecco, anche noi abbiamo le immagini del centro televisivo Vaticano, ma in questo momento invece abbiamo le immagini di Telechiara, probabilmente la personalizzata di Telechiara, che ci sta Sì, mostrando, esattamente. naturalmente, penso, ecco, dovrebbe essere la processione, la preparazione della processione che andrà poi a raggiungere l'altare, appunto, che è stato allestito. Allora, direi che prima dell'inizio della processione possiamo dare alcune note tecniche sul grande palco che vediamo. Sì, Tu sei d'accordo? Ecco, è certo. un progetto dell'architetto Stefano Bianchi di Padova. Vediamo un grande basamento sul quale poggiano il grande catino absidale con il presbiterio e l'area appunto dove ci sono i presbiteri, i sacerdoti concelebranti. Poi a destra c'è un palco per il coro. Sì. Ecco, e alle spalle c'è una grande porta d'accesso che forse è stata inquadrata prima. Ecco, il catino absidale è rivestito di un grande telo sulle quali sono riportate le immagini dei mosaici della Basilica di San Marco, basilica dove il Papa è stato ieri e dove simbolicamente è anche oggi. Ecco, in questo momento quindi vediamo anche Esattamente, i vari vediamo. mosaici a cui facevi riferimento tu. Esattamente. Ecco, cosa possiamo dire ancora? Davanti al catino, meglio sotto al catino, c'è il ciborio, quella costruzione che richiama esattamente il ciborio della Basilica di San Marco, una piccola cupola sotto la quale c'è l'altare papale sul quale il Papa presiederà l'Eucarestia. E alla sinistra vediamo la zona del Lambone, anche quella è una costruzione appunto. No, con una piccola cupola, una Sì. pedana che sporge verso l'assemblea e dalle quali verranno proclamate le letture. Davanti una pedana una rampa che discende verso l'assemblea. E Vediamo inquadrato il palco in questo qui momento appunto in nella tutto il sua suo interezza. splendore, nella sua interezza, Ecco, esatto, sono molto. già sistemati sul palco i sacerdoti concelebranti. Anche qua i numeri sono un po' ballerini. Si parlava nel libretto qui che abbiamo noi a disposizione di 600 concelebranti, ma appunto questa mattina io ho sentito che saranno circa 1000, quindi è veramente una grande affluenza anche di sacerdoti che hanno un po' abbandonato le loro parrocchie per essere qui presenti. Potremmo dire che questa oggi per il Veneto è la grande parrocchia che accoglie tutti quanti. Ecco, appunto uno dei problemi, diciamo, anche della concomitanza, diciamo, tra questa messa e le messe in parrocchia. Ma io so che in diverse parrocchie sono state accorpate le messe, no? Per permettere poi ai parroci oppure ai sacerdoti di presenziare a questa messa. Non so se anche tu ne Ci sei al sono corrente. alcune diocesi che hanno proprio addirittura soppresso le messe in diverse parrocchie, mantenendone soltanto alcune. La diocesi di Adria Rovigo, per esempio, ha fatto questa scelta abbastanza coraggiosa. Penso anche la diocesi patriarcato qui di Venezia, evidentemente.
diocesi un po' più lontane come sono la nostra, o pensiamo a quelli ancora più distanti, probabilmente non hanno potuto fare una scelta del genere, però ecco, tanti comunque sacerdoti si sono organizzati in modo da poter essere presenti qui. Ecco, in questo momento io ho alzato anche l'audio che ci giunge appunto via satellite per permetterci di sentire anche i canti appunto di cui parlavamo prima, canti di questo coro veramente maestoso. Quante sono? 1000 persone o di più? Credo oltre 1000 persone. Oltre 1000 persone. Più di 1000, 500 è il coro polifonico, quindi quelli che fanno i canti a più voci che ascolteremo durante la messa. Il resto, quindi circa 600 coristi, sono il coro cosiddetto battente, cioè coloro che rispondono, ribattono alla proposta del coro polifonico, fanno un po' la parte dell'assemblea e hanno il compito appunto di sostenere l'assemblea nella risposta. Ok. Un altro dato che possiamo dare è questa folla che tu vedi e che scusa, torno un secondo. No, ti interrompo un attimo perché appunto non appena Telechiara mi propone delle immagini diverse da quelle che vedete anche voi, io cerco sempre di andare, diciamo, a supplire a queste immagini. Abbiamo visto ancora una volta per un istante la processione che si sta preparando. Scusa, ripeto se ti interrompo, ma a proposito della processione, c'è qualcuno della nostra diocesi che fa parte della processione? Allora ti dico, a fare servizio al Santo Padre per questa celebrazione sono stati chiamati 14 seminaristi dei seminari maggiori del Triveneto, sì, accoliti, che presteranno servizio appunto come servizio liturgico. Tra questi c'è anche un seminarista della nostra diocesi, è Paolo Astolfo, che conosciamo bene, di Livenza, che conosciamo bene perché presta servizio a Vittorio Veneto nella parrocchia della cattedrale. Ecco, qui il centro televisivo Vaticano ci ripropone l'immagine che avevi sottolineato tu prima, appunto di questo saluto di Papa Benedetto e con benedizione questo neonato praticamente, mentre questa è sempre la folla appunto che la folla di fedeli che si sta assiepando di fronte a Parco San Giuliano. Queste immagini probabilmente sono sempre in diretta o sono registrazioni secondo te? Queste sono registrazioni, perché credo che in questo momento il Santo Padre si trovi nella zona delle sacrestie, sì, dove sta indossando i paramenti liturgici, e appunto per poi poter dare inizio alla celebrazione dovrebbe uscire dalle sacrestie ancora con la Papa Mobile, percorrere un altro tratto appunto in mezzo alla folla e poi scendere dalla Papa Mobile proprio davanti all'altare, davanti al palco. Così ho raccolto questa informazione prima. Ecco. Celebrano insieme al Santo Padre tutti i vescovi del Triveneto, ma non solo. Ecco, abbiamo sentito che questo evento coinvolge sì le diocesi del Triveneto, ma il nord-est, e quindi tutte le diocesi che sono nate dalla Chiesa Madre di Aquileia. E sono 36 diocesi che attualmente esistenti, che sono figlie della Chiesa Madre di Aquileia. Sono 17 diocesi italiane, cioè tutte quelle del Triveneto. Poi ce ne sono 6 slovene, 3 croate, ce ne sono 7 austriache e 3 tedesche. Quindi, ok. Io non so se saranno presenti proprio tutti i vescovi di queste diocesi, ma anche ieri ne abbiamo visti diversi di stranieri. Quindi è un evento, potremmo dire, che ha un raggio di interesse molto molto ampio. Allora, scusa, sto sempre cercando di capire se le immagini che abbiamo visto sono in diretta o sono registrate, ma evidentemente erano registrazioni di prima, se non sbaglio. Sì, sono registrazioni di prima, credo. Perché appunto siamo in attesa dell'uscita proprio del Santo Padre. Questi alcuni scorci appunto anche della vegetazione di Parco San Giuliano. Nel frattempo ti chiedo, perché appunto vedo che Alessio De Nardi sta continuando a fare delle prove, si è stabilizzata la situazione tecnica? Come siete? La situazione tecnica non lo so, chiedo ad Alessio, riproviamo a stabilire il contatto video. No, no, ok, ma non è tanto colpa vostra quanto, quanto del centro stampa, immagino, no? Nel frattempo... Sì, esatto. Perché io vi vedo... Nel frattempo noi veniamo inquadrati... penso quelli che sono le persone che sono collocate nella zona del tamburello cosiddetta, che è la zona proprio adiacente al palco. In questa zona ci sono le autorità, sì, che sono state invitate a questo evento, circa 7000 persone che fanno parte del gruppo delle autorità, sono stati invitati tutti i sindaci dei comuni del Triveneto e mi dicono che quasi
tutti hanno risposto affermativamente a questo invito. E oltre ai sindaci, poi le autorità provinciali, regionali e anche nazionali del governo, mi sembra sia il ministro dei beni culturali, il ministro dello sviluppo economico ed altri. Quindi ci sono diverse personalità presenti. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ecco, già, e oltre alle autorità civili e militari. Già oltre ieri. Oltre a queste autorità, nella zona del Tamburello ci sono anche i disabili, molti dei quali accompagnati dall'Unitalsi. Ecco, devo dirti, io questa mattina sono entrato dalla porta gialla, che è proprio quella riservata all'ingresso delle autorità, dei disabili e anche della stampa. Scusa. E ho visto molti, molti volontari dell'Unitalsi che accompagnavano disabili in carrozzella, una presenza consistente e numerosa anche questa. Naturalmente, scusa Don Alberto se ti interrompo, importante il discorso sui volontari che faremo anche dopo. In questo momento Telechiara sta riproponendo, immagino, la registrazione dello sbarco di Papa Benedetto XVI invece a Parco San Giuliano, quindi che sarà avvenuta, immagino, un'oretta fa, all'incirca, o mezz'oretta fa più o meno, no? Mezz'ora fa, penso. Mezz'ora sì. Fa, ecco, adesso io non ho potuto sentire perché c'era saltato anche il collegamento con Telechiara, che però adesso è tornato, quindi immagino che quelle siano appunto, ecco, le immagini registrate all'incirca mezz'ora fa, prima che il Papa facesse il suo ingresso con la Papa Mobile su Parco San Giuliano. Sì, noi non stiamo vedendo queste immagini, quindi non posso commentartele. No, no, ma adesso siamo tornati sul centro televisivo, cerco Vaticano, cerco di captare qualche immagine appunto extra rispetto a quella che è la diretta, che naturalmente in questi momenti sta vivendo dei momenti di attesa appunto per l'inizio della celebrazione. Abbiamo sentito anche alcuni canti. Mi chiedo scusa ai telespettatori se in alcuni momenti sentono l'audio, diversi audio sovrapposti, ma insomma stiamo cercando di così supplire a queste problematiche tecniche, di natura tecnica, che naturalmente possono succedere, anche se devo dire che in questo momento noi ti vediamo e quindi... Ti vediamo, sì. Ecco. Appunto il coro ha eseguito alcuni canti che erano previsti proprio per l'attesa, canti in latino, salutaris hostia, sacrum convivium, in regina celi, pone luctum, quindi questi quattro canti che hanno un po' accolto il Santo Padre nel suo arrivo qui. Vedo i sacerdoti alzarsi nelle immagini che ho davanti quindi a me, quindi penso che dovrebbe mancare poco per cominciare la processione. Allora in questo momento vedo inquadrati anche dei sacerdoti che non sono di rito romano, ma sono di altri riti. Sono ancora presenti qui anche delle delegazioni di chiese cristiane, non cattoliche, quindi ortodossi, e anche di altre delegazioni, a significare anche un po' la vocazione ecumenica di Venezia, del nord-est, di luogo di incontro tra l'est e l'ovest. Ecco, quindi queste delegazioni sono presenti proprio per questo. Ecco, io vedo già la Papa Mobile nelle immagini invece di Telechiara che vi sto mandando in questo momento. Le personalizzate di Telechiara stanno mostrando già la Papa Mobile che fa il suo ingresso, diciamo, di fronte all'altare, immagino, di Parco San Giuliano. Ti chiedo, Don Alberto, se riesci ad abbassare leggermente la tua inquadratura, però nel frattempo naturalmente rimaniamo con le immagini che adesso ci arrivano anche dal centro televisivo Vaticano. E quindi va bene così l'inquadratura? Sì, va bene, sì, ti vedo in bassa frequenza e vediamo anche la processione, ecco, in questo momento, no? Sfilare la processione, esatto, aperta dai ministranti, appunto, come abbiamo detto, i seminaristi, dei seminari maggiori delle diocesi del Triveneto. Vediamo inquadrato il diacono assistente con l'evangeliario, il libro dei Vangeli, che precede i ministri. Dietro di lui comincia la processione dei vescovi. Ecco, ricordiamo che le immagini che state vedendo vi giungono in diretta da Parco San Giuliano a Mestre, dove sta per avere inizio la celebrazione, l'importante celebrazione per appunto questa visita di due giorni nel nord-est. Ieri appuntamento importante ad Aquileia, poi in piazza San Marco a Venezia,
ed ora questo momento, il momento cardine della visita, appunto, con la Santa Messa. Santa Messa che cercheremo anche, appunto, di seguire anche insieme a te, giusto, Don Alberto? Naturalmente, soprattutto nei momenti, io ho fornito... Vediamo inquadrato il nostro vescovo in questo momento, appena passato, il vescovo Corrado Pizziolo, anche lui presente qui insieme con gli altri vescovi. Certo. E vediamo il Papa che scende in questo momento dalla Papa Mobile, appunto all'inizio della rampa che conduce poi all'altare papale. Queste le immagini, tra poco, tra l'altro a me arrivano, mi arriva l'audio, immagino anche da lì da voi, perché appunto nel frattempo io cerco anche di far sentire ai nostri telespettatori i canti del coro polifonico, appunto, che è stato composto per l'occasione, di cui parlavamo prima, mentre vediamo in questo primo piano Papa Benedetto che sta per apprestarsi a salire sull'altare, altare che è stato appunto realizzato per l'occasione. Ferventi sono stati i preparativi in questi giorni, appunto, per realizzare questo palco che ha ospitato poi, che ospita l'altare, questo palco imponente, come dicevamo prima. Il saluto e la benedizione sono continuati fino agli ultimi istanti, anche questa mattina fremevano qua intorno al palco preparativi. Ecco, vediamo inquadrato l'immagine della, che riproduce il catino ossidale della Basilica di San Marco, con il Cristo Pantocrator, ed ecco il Santo Padre che è arrivato sul palco dal cerimoniere pontificio Guido Marini. Dietro di lui vediamo i diaconi assistenti, uno della diocesi di Padova, uno della diocesi di Venezia. Santo Padre lascia la croce. Scusa, ma per un istante ci è caduto il collegamento, probabilmente perché noi abbiamo, appunto, oltre a te, abbiamo anche la presenza lì a Parco San Giuliano di Alessio De Nardi, che penso sia vicino a te in centro stampa. È il mio fianco, sì. Ecco, e poi abbiamo anche Francesca Stori, che invece sta realizzando le immagini che andranno a comporre uno speciale che poi andrà in onda questa settimana sulla Tenda TV. Sentiamo, appunto, in sottofondo i canti. Immagino, appunto, che... Immagino che abbia passato l'altare in questo momento e adesso lo incenserà. Questo è un primo segno liturgico di onore, ecco, verso l'altare, che è segno di Cristo, della presenza di Cristo in mezzo al suo popolo. Ecco, naturalmente chiedo scusa perché in alcuni istanti si sente, appunto, anche l'audio proveniente da lì dal centro stampa di San Giuliano. Vediamo, appunto, il Papa che si appresta. Ecco, per quanto riguarda la celebrazione della Santa Messa, inizierà dopo il saluto liturgico del Papa con l'indirizzo di saluto che il Cardinale Angelo Scola rivolgerà al Papa, primo segno di benvenuto, e dopo la messa procederà normalmente. Siamo in attesa, ecco, anche di sentire le parole che il Santo Padre rivolgerà nell'omelia, momento forse un po' più atteso per quello che il Papa vorrà dire ai presenti, a tutti i fedeli che sono accorsi qui per ascoltare la sua parola. Il motto di questa visita pastorale è: tu conferma la nostra fede, sono le parole che Gesù rivolge a Pietro. Ecco, Pietro è in mezzo a noi e noi attendiamo di essere confermati nella fede. Certo. Ecco. È proprio questo il messaggio che il Cardinale ha dato più volte in questi mesi, anche nella lettera che ha scritto alla sua diocesi. Questo tu, dare del tu al Papa, potrebbe sembrare qualcosa di un po' irriverente, invece no, perché questo tu, questa relazione con Pietro è fondamentale per ogni cristiano, per ogni discepolo di Gesù. Ecco, la nostra fede si fonda sulla roccia di Pietro. Avere qui il Papa ha un valore per noi proprio spirituale, non è una visita così turistica o semplicemente folcloristica, non è semplicemente un grande evento, ma è un evento di fede e noi vogliamo viverlo con questo spirito. Certamente, certamente. Queste intanto le immagini che ci giungono in diretta da Venezia. Stiamo cercando di commentare insieme, appunto, l'inizio della celebrazione.
Dopodiché immagino che tu abbia, perché io l'ho fornito ad Alessio e a Francesca, il libretto per seguire la messa, giusto? Il libretto è qua davanti a me che riporta tutti i canti, tutte le parti della celebrazione. Certo. Adesso sta terminando l'antifona d'ingresso, Jubilate Deo. Il papà ha già raggiunto la sua sede, lo vediamo inquadrato in questo momento il coro. E al termine di questa antifona d'ingresso inizierà la celebrazione con il saluto del Santo Padre. Ascoltiamo il Papa. Via, via. Beatissimo Padre, col cuore colmo di letizia pasquale, siamo qui convenuti da tutte le chiese del nord-est d'Italia, dal Patriarcato di Venezia, dalle arcidiocesi di Trento, Gorizia e Udine, dalle diocesi di Adria, Rovigo, Belluno, Feltre, Bolzano, Bressanone, Chioggia, Concordia, Pordenone, Padova, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto, e dalle altre chiese di Croazia, Slovenia, Ungheria, Austria, Baviera, Como e Mantova, nate queste ultime tutte da Aquileia. Desideriamo, Santità, essere confermati nella fede degli Apostoli dal successore di Pietro. Così, corroborati dalla persona, dalla testimonianza e dal magistero della Santità vostra, annunceremo con umile franchezza la bellezza di Cristo a tutte le nostre genti. Scrisse Cromazio di Aquileia: siamo venuti, anzi siamo stati condotti da Cristo alla porta bella del Tempio. Questa porta bella è la predicazione evangelica, aggiunge il Santo Scrittore, che orna il Tempio di Dio, cioè la Chiesa. Queste parole di Cromazio danno voce a ciò che abbiamo davanti agli occhi e nel cuore. Ci commuove in questo luogo il fulgore della nostra Venezia di terra e di mare, delle nostre terre venete, eco della bellezza di Cristo, splendore di verità. Dalla presenza di Gesù Eucaristico le nostre povere vite sono ogni giorno attratte e sostenute nel cammino verso il Padre che ci attende. La Santità vostra ha scritto nel secondo volume dedicato a Gesù di Nazaret: l'incontro col Signore risorto è missione e dà forma alla Chiesa. Santità, siamo guidati dal fascino di questo incontro e desiderosi di comunicarlo a tutti gli uomini e le donne dell'ampio Nord-Est, che domanda ancora oggi un compito comune a popoli latini, slavi e germanici. A favore del nostro fratello uomo siamo qui per riconoscere il Signore risorto nello spezzare del pane. Oggi Pietro è di nuovo venuto all'incontro di Marco. Grazie, Santo Padre, per il dono della sua presenza tra noi.
nel rispetto di questi divini misteri che stiamo celebrando in comunione con Sua Santità, il Papa Benedetto XVI, raccogliamoci in silenzio orante. Pertanto non si applauda mai, neppure durante l'omelia, e non si usino né bandiere né striscioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, davvero, il Signore è risorto ed è apparso a Simone, dove Chiesa radunata dalla Trinità Santissima, come Chiesa radunata dalla Trinità Santissima, in comunione con me successore dell'Apostolo Pietro, accogliamo nella fede l'annunzio della risurrezione che risuona in questo giorno del Signore. Lasciamoci raggiungere dal risorto come discepoli di Emaus, perché con il cuore illuminato dalla sua parola possiamo riconoscerlo nello spezzare il pane. Invochiamo dunque la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Il rito di aspersione con l'acqua benedetta è un rito penitenziale significativo e tipico soprattutto del tempo pasquale, il tempo nel quale la Chiesa celebra il battesimo. Lo ha fatto nella veglia pasquale e continua a farlo nel tutto il tempo di Pasqua. Il coro esegue alcune invocazioni. O Padre, che dall'agnello è immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, gloria a te Signore. Dopodiché il Papa aspergerà con l'aiuto di alcuni vescovi l'assemblea. Ascoltiamo questo canto. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti rinati nel battesimo siano annunziatori testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
pedana la rampa di accesso al palco e andare verso l'assemblea. Evidentemente il gesto simbolico, non tutti riusciranno ad essere aspersi, e vediamo che è proprio il nostro vescovo, un signor Fizziolo, che asperge. Sì, abbiamo visto in questo momento Monsignor Pizziolo. Prima abbiamo visto anche Monsignor Ovidio Poletto, tanto ex vescovo di Concordia Pordenone da qualche settimana. Ecco, lo vediamo anche in questo momento. Vediamo anche Monsignor Zenti. Vediamo il signor Gardini, il vescovo di Treviso, e altri vescovi. Tutti i vescovi, come dicevamo, delle diocesi del nord-est. Suggestiva anche questa immagine che ci fa pervenire, diciamo, le immagini direttamente dal coro, con appunto anche i solisti che stanno cantando. Il coro canta l'antifona Vidi Aquam, ecco l'acqua che sgorga dal tempio, santo di Dio, alleluia, e canto appunto che inneggia l'acqua benedetta, segno di vita, segno della vita nuova che il Cristo dona a quanti sono battezzati nella sua morte e risurrezione. Questo canto che sarà poi il canto del Gloria, come ogni domenica facciamo nelle tante messe, nelle nostre parrocchie. Thank you.
preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Thank you.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio.
Verbum Domini. Deo gratia. Alleluia, 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 alleluia. La seconda lettura e risuona adesso il canto dell'alleluia pasquale. Abbiamo pensato a fare il fondo dell'incenso nel curicolo e dopo si formerà la processione, nella quale il diacono porterà il libro dei Vangeli presso l'ambone. Abbiamo visto questa struttura, questo ambone cupolato, elevato rispetto al presbiterio, una base esagonale poggia su colonne che si fondano sul giardino pasquale, quella serie di mosaici che sono riprodotti nella parte bassa dell'abside. Quindi chiede la benedizione, si forma la processione, il coro canta l'antifona al Vangelo. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre parli. Dove sei tu tratto dal brano del Vangelo che verrà tra poco proclamato, il brano dei discepoli di Emmaus, di questa terza domenica di Pasqua. Giorno il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?
si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane. Verbum Domini. Ecco, vi ricordo che siamo collegati in diretta con Parco San Giuliano. Il coro sta cantando l'Alleluia in questo momento. Siamo collegati anche con Don Alberto Dalla Corte. Siamo in diretta da Mestre per questa solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Papa Benedetto XVI nella liturgia della terza domenica di Pasqua. Ora ci apprestiamo ad accogliere la parola che il Papa rivolge a questa assemblea e a tutti noi che attraverso la radio e la televisione stiamo seguendo. Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di essere oggi in mezzo a voi e celebrare con voi e per voi questa solenne Eucaristia. È significativo che il luogo prescelto per questa liturgia sia il Parco di San Giuliano, uno spazio dove abitualmente non si celebrano riti religiosi, ma manifestazioni culturali e musicali. Oggi questo spazio ospita Gesù risorto, realmente presente nella sua parola, nell'assemblea del popolo di Dio con i suoi pastori, in modo eminente nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. A voi venerati fratelli vescovi, con i presbiteri e diaconi, a voi religiosi, religiose e laici, rivolgo il mio più cordiale saluto con un pensiero speciale per gli ammalati e gli infermi qui presenti, accompagnati dall'Unitalsi. Grazie per vostra calorosa accoglienza. Saluto con affetto il Patriarca, Cardinale Angelo Scola, che ringrazio per le toccanti parole che mi ha indirizzato all'inizio della Santa Messa. Rivolgo un deferente pensiero al Sindaco, al Ministro per i beni e le attività culturali in rappresentanza del Governo, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle autorità civili e militari che con la loro presenza hanno voluto onorare questo nostro incontro. Un ringraziamento sentito a quanti hanno generosamente offerto la loro collaborazione per la preparazione e lo svolgimento di questa mia visita pastorale. Grazie di cuore. Il Vangelo della terza domenica di Pasqua, ora ascoltato, presenta l'episodio dei discepoli di Emmaus, un racconto che non finisce mai di stupirci e di commuoverci. Questo episodio mostra le conseguenze che Gesù risorto opera nei due discepoli. Conversione dalla disperazione alla speranza, conversione dalla tristezza alla gioia e anche conversione alla vita comunitaria. Talvolta quando si parla di conversione si pensa unicamente al suo aspetto faticoso di distacco e di rinuncia. Invece la conversione cristiana è anche e soprattutto
fonte di gioia, di speranza e di amore. Essa è sempre opera di Cristo risorto, Signore della vita, che ci ha ottenuto questa grazia per mezzo della sua passione e ce la comunica in forza della sua risurrezione. Cari fratelli e sorelle, sono venuto tra voi come vescovo di Roma e continuatore del ministero di Pietro per confermarvi nella fedeltà al Vangelo e nella comunione. Sono venuto per condividere con i vescovi e i presbiteri l'ansia dell'annuncio missionario che tutti ci deve coinvolgere in un serio e ben coordinato servizio alla causa del Regno di Dio. Voi, oggi qui presenti, rappresentate le comunità ecclesiali nate dalla Chiesa Madre di Aquileia. Come in passato, quando quelle chiese si distinsero per il fervore apostolico e il dinamismo pastorale, così anche oggi occorre promuovere e difendere con coraggio la verità e l'unità della fede. Occorre rendere conto della speranza cristiana all'uomo moderno, sopraffatto non di rado da vaste ed inquietanti problematiche che pongono in crisi i fondamenti stessi del suo essere e del suo agire. Voi vivete in un contesto nel quale il cristianesimo si presenta come la fede che ha accompagnato nei secoli il cammino di tanti popoli, anche attraverso persecuzione e prove molto dure. Di questa fede sono eloquente espressione le molteplici testimonianze disseminate ovunque: le chiese, le opere d'arte, gli ospedali, le biblioteche, le scuole, l'ambiente stesso della vostra città, come pure delle campagne e delle montagne, tutte costellate di riferimenti a Cristo. Eppure oggi questo essere di Cristo rischia di svuotarsi della sua verità e dei suoi contenuti più profondi, rischia di diventare un orizzonte che solo superficialmente e negli aspetti piuttosto sociali e culturali abbraccia la vita, rischia di ridursi ad un cristianesimo nel quale l'esperienza di fede in Gesù crocifisso e risorto non illumina il cammino dell'esistenza, come abbiamo ascoltato nel Vangelo odierno a proposito dei discepoli di Emmaus, i quali, dopo la crocifissione di Gesù, facevano ritorno a casa immersi nel dubbio, nella tristezza e nella delusione. Tale atteggiamento tende purtroppo a diffondersi anche nel vostro territorio. Questo avviene quando i discepoli di oggi si allontanano dalla Gerusalemme del Crocifisso e del Risorto, non credendo più nella potenza e nella presenza viva del Signore. Il problema del male, del dolore e della sofferenza, il problema dell'ingiustizia e della sopraffazione, la paura degli altri, degli estranei e dei lontani che giungono nelle nostre terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo, portano i cristiani di oggi a dire con tristezza: noi speravamo che il Signore ci liberasse dal male, dal dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dall'ingiustizia. È necessario allora per ciascuno di noi, come è avvenuto ai due discepoli di Emmaus, lasciarsi istruire da Gesù, innanzitutto ascoltando e amando la parola di Dio, letta nella luce del mistero pasquale, perché riscaldi il nostro cuore, illumini la nostra mente e ci aiuti ad interpretare gli avvenimenti della vita e dare loro un senso. Poi occorre sedersi a tavola con il Signore,
diventare suoi commensali affinché la sua presenza umile nel sacramento del suo corpo e del suo sangue ci restituisca lo sguardo della fede per guardare tutto e tutti con gli occhi di Dio nella luce del suo amore. Rimanere con Gesù, che è rimasto con noi, assimilare il suo stile di vita donata, scegliere con lui la logica della comunione tra di noi, della solidarietà e della condivisione. L'Eucaristia è la massima espressione del dono che Gesù fa di se stesso ed è un invito costante a vivere la nostra esistenza nella logica eucaristica, come un dono a Dio e agli altri. Il Vangelo riferisce anche che i due discepoli, dopo aver riconosciuto Gesù nello spezzare il pane, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Essi sentono il bisogno di ritornare a Gerusalemme e raccontare la straordinaria esperienza vissuta, l'incontro con il Signore risorto. C'è un grande sforzo da compiere perché ogni cristiano qui nel Nord-Est, come in ogni altra parte del mondo, si trasformi in testimone, pronto ad annunciare con vigore e con gioia l'evento della morte e della risurrezione di Cristo. Conosco la cura che come chiese del Triveneto ponete nel cercare di comprendere le ragioni del cuore dell'uomo moderno e come richiamandovi alle antiche tradizioni cristiane vi preoccupate di tracciare le linee programmatiche della nuova evangelizzazione, guardando con attenzione alle numerose sfide del tempo presente e ripensando il futuro di questa regione. Desidero con la mia presenza sostenere la vostra opera, infondere in tutti fiducia nell'intenso programma pastorale avviato dai vostri pastori, auspicando un fruttuoso impegno da parte di tutte le componenti della comunità ecclesiale. Anche un popolo tradizionalmente cattolico può tuttavia avvertire in senso negativo o assimilare quasi inconsciamente i contraccolpi di una cultura che finisce per insinuare un modo di pensare nel quale viene apertamente rifiutato o nascostamente ostacolato il messaggio evangelico. So quanto sia stato e quanto continua ad essere grande il vostro impegno nel difendere il perenne valore della fede cristiana. Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica e dai richiami del consumo materialista. Accogliete l'invito dell'Apostolo Pietro, contenuto nella seconda lettura odierna, a comportarvi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Invito che si concretizza in una vita vissuta intensamente nelle strade del nostro mondo, nella consapevolezza della meta da raggiungere, l'unità con Dio nel Cristo crocifisso e risorto. Infatti la nostra fede e la nostra speranza sono rivolte a Dio perché radicate in Lui, fondate sul suo amore e sulla sua fedeltà. Nei secoli passati le vostre chiese hanno conosciuto una ricca tradizione di santità e di generoso servizio ai fratelli, grazie all'opera di zelanti, sacerdoti, religiosi e religiose, di vita attiva e contemplativa. Se vogliamo metterci in ascolto del loro insegnamento spirituale, non ci è difficile riconoscere l'appello personale
e inconfondibile che essi ci rivolgono. Siate santi. Ponete al centro della vostra vita Cristo. Costruite su di Lui l'edificio della vostra esistenza. In Gesù troverete la forza per aprirvi agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un dono per l'intera umanità. Attorno ad Aquileia si ritrovarono uniti popoli di lingue e culture diverse, fatti convergere non solo da esigenze politiche, ma soprattutto dalla fede in Cristo e dalla civiltà ispirata dall'insegnamento evangelico, la civiltà dell'amore. Le chiese generate da Aquileia sono chiamate oggi a rinsaldare quell'antica unità spirituale, in particolare alla luce del fenomeno dell'immigrazione e delle nuove circostanze geopolitiche in atto. La fede cristiana può sicuramente contribuire alla concretezza di un tale programma che interessa l'armonico ed integrale sviluppo dell'uomo e della società in cui egli vive. La mia presenza tra voi vuole essere perciò anche un vivo sostegno agli sforzi che vengono dispiegati per favorire la solidarietà fra le vostre diocesi del Nord-Est. Vuole essere inoltre un incoraggiamento per ogni iniziativa tendente al superamento di quelle divisioni che potrebbero vanificare le concrete aspirazioni alla giustizia e alla pace. Questo, fratelli, è il mio auspicio. Questa è la preghiera che rivolgo a Dio per tutti voi, invocando la celeste intercessione della Vergine Maria e dei tanti santi beati, tra i quali mi è caro ricordare San Pio X, il beato Giovanni XXIII, ma anche il venerabile Giuseppe Tognolo, la cui beatificazione è ormai prossima. Questi luminosi testamenti del Vangelo, testimoni del Vangelo, sono la più grande ricchezza del vostro territorio. Seguite i loro esempi e i loro insegnamenti, coniugandoli con le esigenze attuali. Abbiate fiducia. Il Signore risorto cammina con voi ieri, oggi e sempre. Amen. Come i discepoli di Emmaus, lasciamo che la parola del Signore che abbiamo accolto arda nel nostro cuore e con l'aiuto delle parole del Santo Padre sostiamo nella fede e nel silenzio di questa assemblea santa. Ecco, abbiamo sentito numerosi le, gli le spunti offerti da Santo Papa Padre. Abbiamo sentito le parole del Santo Padre Benedetto XVI. Vi ricordo che queste immagini vi giungono in diretta da Parco San Giuliano. La Tenda TV sta seguendo con questo speciale il Papa a Nord-Est, la visita del Papa Benedetto XVI nei territori del Nord-Est. Ricordiamo che la visita è iniziata ieri pomeriggio intorno alle ore 16. Con la visita ad Aquileia. Noi adesso dovremmo essere collegati con i nostri inviati a Parco San Giuliano, dovremmo avere Francesca Astori e Don Alberto Dalla Corte. Eccoci, siamo qua, stiamo anche noi partecipando dal centro stampa alla Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Abbiamo appena ascoltato la sua omelia, ci ha invitato a lasciarci istruire da Gesù, ascoltando e amando la parola di Dio e poi sedendoci a tavola con il Signore, perché ci restituisca lo sguardo della fede. Questo momento di silenzio serve proprio per interiorizzare la parola ascoltata e seguirà poi la professione di fede, il credo. Nel frattempo però noi possiamo anche così chiedere a Francesca, che ha così girato prima in mezzo alla gente un po' le sensazioni e quello che ha visto, che ha raccolto dalla voce dei fedeli qui arrivati.
Intanto un saluto a tutti i telespettatori e a Federico in regia. Sì, 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 puoi raccontarci cosa hai visto all'esterno di Parco San Giuliano. Ok, grazie. I fedeli sono tantissimi e sono molto emozionati. Sono nella prima parte, vicino sì. al palco, abbiamo i malati e gli anziani e è fin commovente vedere da quanto sono emozionati, da quanto sono felici di ricevere la messa del Santo Padre. Ricordiamo, scusa Francesca, che dobbiamo ringraziare anche tutti quei volontari che hanno permesso appunto che gli ammalati facessero il loro ingresso insomma a Parco San Giuliano. Li ha nominati anche Papa Benedetto all'inizio appunto del suo intervento anche di saluto all'inizio della celebrazione, e quindi ha voluto salutare anche tutti i volontari dell'Unitalsi, no, che hanno reso possibile l'entrata appunto a Parco San Giuliano, la partecipazione di questi ammalati, vero Don Alberto? Esatto, dicevamo anche prima dell'inizio della messa, li abbiamo visti anche noi appunto accompagnare i tanti malati, disabili che hanno voluto essere qui presenti oggi, aiutati anche dal servizio d'ordine che è qui a disposizione appunto dell'organizzazione di questo evento, un servizio d'ordine costituito in larga parte di giovani e adulti provenienti dal mondo scout del Triveneto ed altre associazioni ecclesiali, Comunione Liberazione ed altre. Sì, adesso abbiamo un attimo un problema sul satellite, non so se ce l'avete anche voi lì. Abbiamo perso le immagini dal satellite, ma contiamo di supplire a questa problematica con le immagini invece che ci giungono dalla RAI. Noi continuiamo a vedere invece le immagini del Centro Televisivo Vaticano che diciamo continuano a spostarsi e a inquadrare i vari luoghi della celebrazione, il totale del palco e della grande folla di pellegrini che lo circondano. Ecco, siamo tornati con le immagini. Abbiamo avuto un piccolo problema prima appunto in video. Quindi io tornerei a passare la parola a Francesca Astori, che appunto ci stava raccontando un po' qual era l'atmosfera all'esterno. Tu, se non sbaglio, sei stata anche molto vicina all'arrivo del Santo Padre, no? Sì, certamente ho seguito l'arrivo del Santo Padre e è stata anche quella un'emozione unica, anche per me che non sono propriamente qui in veste di fedele. Ci tenevo a sottolineare che tra la folla ci sono anche tanti bambini, tanti giovani, accompagnati dalle loro mamme e dai loro papà, e il parco è interamente ricoperto di colori. Vedi tutti questi berrettini colorati, magliette colorate, piene di entusiasmo, piene di gioia, sotto il sole a quasi 30 gradi, ma loro sono qui che resistono. Infatti scusa Francesca, la loro fede è tanto forte. Scusa Francesca, mi diceva anche Alessio prima fuori onda che la temperatura è parecchio elevata lì a Parco San Giuliano. Sì, è parecchio elevata, è parecchio parecchio elevata, ci sono tante persone in maniche corte, braghette corte, un sacco di cappellini in testa per non rischiare un'insolazione. E abbiamo visto anche invece, lo notavamo anche all'inizio della diretta, invece quest'oggi sono presenti le bandierine, sono presenti le tradizionali bandierine bianche e gialle che vanno un po' così a connotare le visite papali, no? So che anche voi in teoria dovreste averne qualcuna, no? Sì, certamente ce l'abbiamo anche noi adesso, se riesco a recuperarla. Vabbè, poi ce la mostrerai, così, perché sappiamo anche, mentre continuiamo a sentire le note insomma del coro che sta accompagnando appunto la liturgia, so che appunto è stato consegnato anche un kit, diciamo, c'era la possibilità di avere a disposizione il kit del pellegrino, che è stato... Sì, il kit del pellegrino è composto da una borsa, una sacca che è prodotta con materiale interamente biodegradabile. Dentro la sacca c'era la bandierina, il cappellino, un telo. Fratelli e sorelle, nella risurrezione di Cristo,
Dio Padre si è accostato ad ogni uomo che come viandante sulla terra lo cerca, talvolta anche senza saperlo. Con questa fede eleviamo al Padre la nostra preghiera per le necessità della Chiesa e del mondo. Dominum te presemur. Per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore Dio nostro la rinnovi e la renda salda nella fede, perché annunzi con vigore la lieta notizia di Cristo, il crocifisso glorificato. Dominum te presemur. Preghiamo per il nostro Papa Benedetto XVI. Per Herr, unser Gott, begleite ihn in seiner tätigkeit. Il Signore Dio nostro lo sostenga nell'esercizio del suo ministero a servizio dell'unità della fede e della comunità fra le chiese. Lo protegga e gli doni vita, pace e consolazione. Preghiamo per quanti sono nella prova. Il Signore Dio nostro rivolga il suo sguardo e susciti operatori di carità per i malati e i carcerati, per gli affamati e gli assetati, per gli orfani e le vedove, per i disoccupati e i senza tetto, per quanti subiscono violenza e sopraffazione. Dominum te presemur. Preghiamo per la pace. Urunk Istenünk, nyisd meg minden. Il Signore Dio nostro spalanchi il cuore di tutti gli uomini ad un dialogo sincero e susciti nelle diverse religioni la ricerca della verità e del bene. Dominum te presemur. Preghiamo per i giovani. Gospodine, Boże nasz. Il Signore Dio nostro doni loro la pace e li renda il volto luminoso ed accogliente della Chiesa, disponibili all'ascolto della sua chiamata. Dominum te presemur. Preghiamo per le chiese nate dall'antica sede di Aquileia. Il Signore Dio nostro e fonda su di loro il suo Santo Spirito Paraclito, perché la fede, trasmessa lungo la storia, continui a fruttificare e sostenga le chiese del Triveneto nella preparazione al secondo convegno ecclesiale di Aquileia. Dominum te presemur. Te oramus salvimus. Preghiamo per la pace nei paesi del Nord Africa. E a viudù che buttati su gli sarmis arrivi in adore di tornada d'ogne, iempri questi popui relazion serenis, de bondance e terrispiet per persone umane. Dominum de presemur. Eoramus salvimus. O
Dio nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione nuova, fa che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, annunzino la perenne novità del Vangelo per Cristo nostro Signore. Ecco, quindi abbiamo sentito le varie preghiere anche nelle diverse lingue. Abbiamo sentito anche un'ultima preghiera che non era inserita in realtà nel libretto della Santa Messa, mentre vediamo che sta per avere inizio il rito dell'offertorio. Mi ricollegherei con Parco San Giuliano, con Francesca Stori e Don Alberto dalla Corte. Anche voi sapevate di questa sorpresa, diciamo, di questa... Noi sapevamo di questo inserimento che c'è stato un po' fuori programma all'ultimo momento. Abbiamo sentito delle intenzioni della preghiera dei fedeli letta nelle diverse lingue. Ce n'è stata una in tedesco, una in sloveno, una in ungherese e una in croato. L'abbiamo detto all'inizio, questo evento abbraccia non soltanto le chiese italiane del nord-est, ma un nord-est ampio, come lo ha definito il cardinale Scola, che comprende tutte le chiese nate da Aquileia, quindi anche quelle slovene, croate, ungheresi e austriache. E allora ecco il perché di queste preghiere nelle varie lingue. All'ultimo è stata aggiunta anche una preghiera in una lingua vera e propria, che è il furlano. Un segno anche questo di attenzione verso questo popolo del Friuli, di cui noi qualcosa abbiamo capito, ma non molto, per la verità. Abbiamo intuito qualcosa, ma sì, non molto effettivamente. Sarebbe servita la traduzione simultanea anche per questa preghiera, naturalmente, perché è una vera e propria lingua, come dicevi tu, parlata in Friuli Venezia Giulia, ma ed è anche una lingua che è diventata una lingua liturgica, perché è stata approvata anche una versione della Bibbia in friulano e anche i testi della Santa Messa in friulano, quindi anche la Chiesa riconosce questa lingua come lingua del popolo friulano e quindi è adatta anche a celebrare la liturgia, quindi ecco, un segno di attenzione anche al popolo del Friuli. Nel frattempo vediamo il Santo Padre Benedetto XVI che appunto si sta anche fermando, diciamo, a dialogare con i portatori, appunto. Esatto, abbiamo dei fedeli che sono stati scelti per portare le offerte per la celebrazione del sacrificio eucaristico, il pane e il vino, e come dici tu il Papa si ferma e accoglie queste persone, oltre che ad accogliere i doni che loro portano, scambia brevi parole con loro. Ecco, diciamo che abbiamo oltrepassato la metà della celebrazione, giusto, Don Alberto? Diciamo sì, siamo oltre la metà, inizia proprio col rito dell'offertorio la liturgia eucaristica, la parte culminante della celebrazione della Santa Messa. Ecco, poi ricordiamo che al termine della Santa Messa il collegamento rimarrà aperto naturalmente con San Giuliano, perché alle 12 ci sarà, 12 circa, ci sarà la recita del Regina Celi, giusto? Esatto, ci sarà proprio qui il Santo Padre al termine della Messa, rimarrà sul palco e guiderà la preghiera della Regina Celi, la preghiera del tempo di Pasqua, dopodiché si sposterà in motovedetta da Mestre verso Piazza San Marco, lì pranzerà con i vescovi nel Palazzo Patriarcale, poi nel pomeriggio ci saranno altri due importanti momenti di questa visita pastorale, l'assemblea per la chiusura della visita pastorale diocesana del Patriarcato di Venezia e poi l'incontro con il mondo della cultura e dell'economia nella Basilica della Salute di Venezia. Ecco, se puoi passare il microfono a Francesca. Certo. Vorrei chiedere a lei com'è stato un po' l'arrivo, no? Tu prima, Don Alberto, ci hai raccontato un po' dell'arrivo in Pullman, appunto la partenza da Vittorio Veneto e l'arrivo con questa colonna di Pullman che attendeva di entrare a Parco San Giuliano. Francesca e Alessio invece sono arrivati a Mestre in treno, com'è stato il viaggio? Esattamente, siamo arrivati da Vittorio Veneto nella stazione di Mestre in treno. Fuori della stazione c'erano molte navette, diciamo, veramente ben organizzate. Le navette che
ci hanno portato direttamente davanti a Parco San Giuliano. Noi abbiamo lasciato l'entrata rossa, viene chiamata, che è l'entrata quella per i fedeli. Ci siamo spostati presso l'entrata gialla, sì, della sala stampa, appunto dove siamo adesso. E scusa, appunto, quindi c'era questo fiume di persone che stava entrando, immagino, no? Anche le navette saranno state belle cariche, sì, giusto? Erano piene di fedeli, in trepida attesa, tutti emozionati, già in navetta. E come dicevi, c'erano questi... Scusa, come dicevi tu, c'erano tante famiglie, ma anche tanti gruppi parrocchiali, immagino, provenienti dalle diverse parrocchie, no? Sì, sì, sì. C'erano tanti gruppi, tante corriere, tante comunità. E in questo caso abbiamo visto anche i bambini che insieme, immaginiamo, ai genitori si sono recati appunto dal Santo Padre per l'offertorio. Sta finendo, immagino, no? Mi pare di aver visto dalle immagini, sta finendo il rito dell'offertorio. Beh, sta finendo la processione. Sì, la processione, scusa. È vero, adesso... Terminata la processione, i doni vengono deposti sull'altare e da lì poi l'offertorio continua appunto con l'offerta dei doni, poi ci sarà l'incensazione dei doni, dell'altare, dei concelebranti e dell'assemblea. A quel punto appunto ci sarà la preghiera di colletta, poi il prefazio. Possiamo anche dire che dal prefazio in poi la Santa Messa continua in latino, quindi magari noi interverremo anche per aiutare, ecco, chi ci ascolta nella comprensione anche certamente del prefazio. Ecco, vediamo che il Santo Padre ha lasciato la sede.